Siamo qui con Maria Chiara, la nostra fan di Facebook, che ha accettato di visitare la mostra con chi lavora dietro le quinte di Artemisia, Storia di una passione. Abbiamo finito il percorso e adesso sentiamo che cosa ci dice. Allora, prima di tutto non ho accettato, ma ho voluto fortemente, quindi grazie di questa possibilità. Siamo appena usciti dalla mostra, che è stata un percorso emotivo, infinito, prima di tutto perché è la prima mostra in cui possiamo immergerci completamente, non solo in quelle che sono le opere, il percorso di vita, ma in quella che è effettivamente Artemisia Gentileschi, ovvero una pittrice, un artista che finalmente sta avendo la sua rivalutazione dopo centinaia di anni. La mostra è fantastica, assolutamente da visitare. L'idea non è stata solo mia, ma come potete vedere ci sono tantissimi visitatori, anzi abbiamo dovuto anche un pochino fare a pugni, però è stata un'esperienza fantastica. Sono venuta da Salerno, ho preso l'aereo, sono arrivata qui e lo rifarei altre 100.000 volte. Finalmente Artemisia non è più vista come una donna che ha subito uno stupro e che ha intentato una causa, ma è vista come una pittrice, è vista come un artista che ha saputo trasporre nelle sue opere quella che è stata la sua vita, e non in temi scabrosi o scandalistici, ma in temi che possono essere tipici del periodo storico del 600. Quindi finalmente le stiamo dando quello che si merita, diamo a Cesare quel che è di Cesare e diamo ad Artemisia quel che è di Artemisia. Grazie mille, ci fa molto piacere che la mostra ti sia piaciuta. E c'è un quadro, c'è un'opera, un particolare che ti è rimasto impresso, magari qualche opera che non avevi mai visto? Ci sono delle opere che non solo io non ho mai visto, ma credo che la maggior parte di noi non abbia mai visto. Ci sono delle opere che sono state da poco riscoperte, quindi vi invito a venire a questa mostra non solo per godere dell'opera della Gentileschi, ma anche di queste opere completamente restaurate, opere mai viste. Abbiamo ad esempio una versione della Maddalena che è purtroppo deturpata, ma bellissima. C'è un'altra versione di Giuditta che decapita Oloferne, anche questa restaurata e mai vista. Sono opere che ti entrano dentro, come sono entrate tutte quelle finora di Artemisia, quindi vi invito a venire a vedere la mostra non solo per vedere quelle che già conosciamo, ma anche queste nuove, perché possiamo fare il confronto tra quello che avremmo potuto vedere e quello che oggi stiamo vedendo. Quindi le altre opere che mi sono nel cuore sono la Maddalena Penitente e Giuditta, la seconda versione di Giuditta che decapita Oloferne, perché all'interno di quest'opera traspare tutti i sentimenti che la Gentileschi provava verso i suoi contemporanei, verso il genere maschile, verso i sentimenti contrastanti che aveva verso il padre, insomma tutta la sua esperienza di vita. La mia esperienza di oggi è stata fantastica, non so più come dirlo, quindi venite e poi fateci sapere.